One Podcast. Facebook a pagamento. 28 organizzazioni non governative contro Meta. Buongiorno, buon martedì 20 febbraio 2024, sono Mario Moroni e questo è il Caffettino, il podcast daily che vi parla di innovazione col nostro pensiero critico. E oggi mi sentite in maniera un po' particolare perché sono in giro, sono in un hotel, quindi devo abbassare la voce perché altrimenti la gente si sveglia qua di fianco. Ma sicuramente chi si sta svegliando è Meta, perché 28 organizzazioni non governative non sono d'accordo con la sua modalità, si sono riunite e vanno contro quello che è il cambiamento di Facebook Meta. Ne parliamo nella puntata di oggi. Diamo un po' di contesto a questa notizia, perché Meta è sotto accusa da parte dei regolatori europei a causa dell'introduzione delle iscrizioni senza pubblicità, quegli abbonamenti che sono partiti lo scorso anno. Ci sono già stati reclami sulle tariffe di servizio di Meta, ma nella lettera di cui parliamo oggi, lettera congiunta di tutti questi regolatori, ecco, queste realtà si oppongono al pagamento per una sottoscrizione senza pubblicità. Le principali preoccupazioni delle 28 organizzazioni riguardano la tassa mensile, il contributo di 12,99 e 250 l'anno che Meta sta pretendendo per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Il punto è la critica al sistema Pay or OK. Questo approccio costringerebbe gli utenti a concedere l'uso, la condivisione o la vendita dei loro dati personali a causa del costo elevato per l'opzione rifiuta. Il Centro Europeo per i Diritti Digitali fa notare che se una famiglia avesse 35 app in totale sui propri telefoni, secondo questo modello Pay or OK, spenderebbe 35.263,20 euro l'anno. Una cifra chiaramente clamorosa e fuori, credo, proprio dalla norma. Non c'è soltanto il Centro Europeo per i Diritti Digitali di cui abbiamo appena parlato, ma anche Wikimedia Europe, anche l'Autorità di Protezione dei Dati norvegesi, olandesi di Amburgo, il Consiglio Irlandese per le Libertà Civili e tantissimi altri. Insomma, questo approccio, questo Pay or OK, è un punto veramente preoccupante secondo queste organizzazioni, perché non c'è soltanto il fattore economico di cui abbiamo parlato, ma anche la preoccupazione che se dovesse essere legittimato, se dovesse in qualche maniera passare indenne la loro opposizione, potrebbe essere replicato da altre aziende, violando secondo loro i diritti dei consumatori. Inoltre viene messo in discussione il fatto che, sebbene l'opzione accetta preselezionata sia considerata illegale, a debitare un costo per rifiutarla non lo sia. Meta sostiene che le sue azioni siano conformi alle leggi dell'Unione Europea come il GDPR e il Digital Market Act. Chiaramente quello che sottolineiamo in questo caffettino, e chiaramente continueremo a seguire questa vicenda, è che spesso le organizzazioni non governative o le piccole realtà di ogni singolo paese debbano mettersi insieme, amici, per poter quantomeno discutere, quantomeno mettere in dubbio quanto fanno queste grandissime aziende. Di certo c'è un problema che non è soltanto il mondo pubblicitario all'interno dei social media, ma è anche la nostra consapevolezza come utenti, come imprenditori, come numeriche all'interno di questi social che stanno cambiando pelle. Lo stiamo vedendo tutti i giorni e se volete chiaramente saperne di più c'è il mio libro La fine dei social, ma c'è sempre anche il caffettino, perché ogni giorno cerchiamo di vedere col nostro lato critico queste notizie, cercare di tirar fuori qualche cosa di utile per noi tutti i giorni. E voi cosa ne pensate? Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni. Se vi va potete mandarmi anche un messaggio vocale al 335 57 91 901 e poter essere inseriti all'interno di una puntata, farmi una domanda o scrivermi anche una mail mario@mariomoroni.it. State sicuri che domani mattina sono qui con voi per un bel caffettino e per una bella giornata. Buona giornata, buon lavoro!